Besta che CSO Italy a Fruit Logistica 2019 hanno presentato i dati dell'osservatorio sulle confezioni in ortofrutta. L'osservatorio ha analizzato un periodo di 7 anni, dal 2011 al 2018, con l'obiettivo di definire quali sono i trend e i termini di utilizzo delle diverse tipologie di imballaggio: cartone ondulato, plastica riutilizzabile, plastica monouso e legno. In sostanza, come l'imballaggio deve fare e come può fare per creare valore aggiunto alla produzione ortofruttica e quindi venderla al meglio. L'analisi ha riguardato 3 prodotti, pesche nettarine, kiwi e pere, prodotti profondamente diversi, caratterizzati da aggregazione alla produzione profondamente diversi. Molto rapidamente, se le pesche nettarine sono un prodotto ormai in sofferenza costante, in 7 anni la loro liquidazione alla produzione non supera mai i 50 centesimi al chilo, questo deriva dal fatto che è difficile fare politiche di marca e soprattutto l'incidenza degli imballaggi a marchio è molto limitata, anche perché le quantità per collo nel tempo crescono. Caso delle pere, alla produzione è molto concentrata, sono recenti le aggregazioni e la nascita di nuovi brand, rimbalzano gli imballaggi a marchio in termini di utilizzo negli ultimi 3 anni e costantemente si hanno prezzi alla produzione che crescono nel tempo e sono doppi rispetto alle pesche. Da ultimo il kiwi, siamo i più grandi produttori al mondo di kiwi, abbiamo grandi marchie, il cartone monouso brandizzato col marchio del produttore non scende sotto il 70% in termini di utilizzo. Ne consegue che il produttore ha un liquidato che sfiora l'1 euro al chilo, anche in questo caso in crescita del doppio rispetto al 2011. La sintesi è che certamente questi sono indicatori di analisi che certamente però richiedono l'approfondimento caso per caso delle situazioni, azienda per azienda. Besta, che si occupa di ricerche e di promozione degli imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, è al servizio della produzione per affinare sempre di più strumenti di questo tipo per aiutare la produzione ortofrutticola. Chiaramente l'invito è aperto a tutti, se lo facciamo tutti ci guadagna l'ortofrutta italiana. Non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare. Quella era proprio Seneca pensiero. Io l'ho un po' brunizzata, però ci siamo.